proprio come sei caloroso stamattina. Ma vuoi mettere ceci? Sono caloroso. Ciao Pulce. Andiamo. Andiamo. Io voglio biscotti. Tu vuoi biscotti? Sì. Amore, che cuore. Cosa, amore? Amore, che cuore. Non ho capito, togli il ciuccino, amore. Io voglio forma di cuore. Ah, forma di cuore. Sì. Adesso vediamo se ci sono i biscottini a forma di cuore. Sofia ha detto che vuole i biscottini a forma di cuore. Anch'io. Vediamo se li hanno. Sì, che bello. Wow. Vieni, Niki. Wow. Wow. Nico. Ah, arrivo, arrivo, arrivo. Bella, Sofì. Che mega colazione oggi! Fammi vedere cosa stai mangiando! Wow! Ma è la faccina con cioccolato! Nicole dov'è Sofì? L'abbiamo persa! È scappata! Che dobbiamo prenderla con la sticca anche noi, eh? Vero? Perché di solito a casa abbiamo il Binavil, però è poco gestibile il Binavil. Quindi... sta diventando scarico. Sta diventando scarico, allora te ne do una. Ho finito. Hai finito? Sì. Adesso attacchi anche tu il cotone, Sofì. Sì. Dopo questa le attacchi con la colla, Niki? Sì. Il totem di rete. Uga, uga. Ha fatto cadere. Wow, sta facendo un palloncino la Niki. Cosa fa bello? Che cos'è? Wow, wow. Che bel cuoricione, amore. Adesso ne fa una successo. Un regalo Sofia. Vediamo chi c'è qua. Chi c'è qua? Chi c'è nel frullatore? Oh, Sofia! Ciao, Sofì Pum! Abbiamo mangiato il pranzo da mia suocera. Parlo a bassa voce perché c'è Sofia che sta dormendo adesso e i capelli hanno risentito della coda fatta per il pranzo, quindi sono orrendi. Dopo gli darò una sistemata prima di uscire. E
Niente, abbiamo mangiato a pranzo da mia suocera. Adesso Sofia sta facendo un pisolino, come tutti i pomeriggi, prima di uscire di nuovo. E Nicole è rimasta su da mia suocera, perché lei la domenica pomeriggio piace stare un po' a letto con la nonna a guardare cartoni animati dopo pranzo, così si rilassa anche lei. E intanto io e Mauri guardiamo Indiana Jones, perché oggi abbiamo visto che c'è la maratona, non la guarderemo tutta la maratona, guarderemo il primo film che inizia adesso verso le 2 più o meno. E perché io non ho mai visto in vita mia un Indiana Jones. Assurdo, ma vero, io non ho mai visto un film di Indiana Jones, non so se sono 2, 3, 4, non lo so. Ho sempre visto la pubblicità, ne ho sempre sentito parlare, ma non ho mai visto una volta in vita mia un film di Indiana Jones. Mauri è scioccato da questa cosa. Adesso che abbiamo beccato la maratona di Indiana Jones, mi ha detto devi assolutamente guardarlo, perché non è possibile che in vita tua tu non abbia mai visto una volta Indiana Jones. Quindi adesso guardiamo Indiana Jones fino a che si sveglierà Sofia, dopodiché andiamo di nuovo in paese. Allora, facciamo un saltino proprio nelle vie del paese, perché ci sono le insegnanti dell'asilo di Sofia che hanno messo. Allora, oggi c'è in generale la festa di Natale per le vie del paese, quindi ci sono una serie di eventi, chiamiamoli, bancarelle, robe varie, e tra questi c'è anche lo stand dell'asilo di Nicola e Sofia, e le insegnanti di Sofia fanno fare dei piccoli laboratori ai bambini, quindi andiamo a salutarli, a fare un laboratorio con le bimbe. Poi torniamo ancora nello stesso posto, che è una brasserie dove siamo stati stamattina, perché anche oggi pomeriggio continueranno a fare dei laboratori natalizi per i bambini, faranno insieme ai bambini l'albero di Natale, lo addobberanno con i bimbi, e poi fanno anche i marshmallow arrostiti sul fuoco, quindi proveremo finalmente a fare questi marshmallow che abbiamo sempre visto come tutti in televisione, e vediamo se sarà una buonissima scoperta o una grande illusione, perché non lo so, a me non ispira tanto il marshmallow sciolto sul fuoco, non so, sì, è invitante a guardarlo quando si vede nei film, robe varie, però secondo me mangiarlo non so. Non mi ispira tantissimo. Oggi proveremo con le bambine e vediamo se sarà una cosa da rifare o da dimenticare. Vediamo oggi. Intanto ci guardiamo Indiana Jones, a dopo. Cascata una pallina, amore. La metto io? Sì, la mettiamo qua, vicino all'uccellino, va bene? Vuoi metterla qua? Andiamo. Ok, va bene? Sta bene lì? Sì. Quella è di vetro, amore, se cade si rompe. Cos'è che fa la Renata? Cos'è che fa? Allora. Ma perché papà va di là? Mauri! Perché vai di là? Ma si passa anche di qua, eh. Dove c'è la Bruna? Dove c'è la fiorista? Fai la linguaccetta. No, Toto. Stacca, stacca che lo attacchiamo. Bell'albirello. Attacca, attacca. Bravissima. Wow. Oh, non me la metto qua. Fa niente. Niki, tu lo stai facendo a righe. Tutto verde lo stai facendo, amore? Sì, tanto dopo ci attacco i bottoni come decorazione. Ah, hai già progettato tutto. Guarda che mi sono Che bello. Ha già progettato tutto. Bravissima! Fabio, guarda dove sta. Cosa stai creando lì che sei impiegato? Impegnato a fare i rigori. Vediamo. Wow! Ha fatto il puntale, papi, eh!
Volete la cosa di Babbo Natale? Dopo papà aiutami pure, metti la, il cotone qua, qua, qua e dopo facciamo così, ok? Va bene? Ok? Va bene? Wow, Niki, okay. Che babbona! Sì, metti un po' di cotone qua, aspetta. Le nata quanti ne devo produrre? Lo vuoi anche per te? No, in generale ti vuoi lanciare. Mamma, è pomeriggio. È pomeriggio, sì, amore. C'è un bel barbone qua. Dove? Non lo so. Hai visto che papà stava facendo lo stesso lavoretto che hai fatto tu? Ti piace? Manca solo il tocco finale. C'è? Guarda che bello Babbo Natale! E fallo un sorriso! E perché ci sono io, mi sposto! Oh, 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 oh. No, non tirare via la barba! Sofì! Un sorriso, amore, la degna? Ah, aspetta perché non va a fuoco. Che mossa! Papi, reggi il pirolino del cappello. Stai lì, eh? Questo telefono non so perché. Uno, salisone. Due, tre. Olè! E... Miki, ti viene a starnutire? No. Guarda, Miki che si sta impegnando un sacco la tenda, eh. Ho le mani atrofizzate. Guarda che devi veramente ringraziarlo perché si sta impegnando tantissimo. Perché non sento le dita, quindi sta facendo fatica. No, amore, occhio che scotta. Quella lì brucia, amore, è calda, è proprio calda come la pizza che esce dal forno. Che buono. Sì. Tra l'altro. Guarda come te l'ha fatto bello, guarda che precisione. Altri dettagli. Altri no, dettagli. Che forte. No amore, dobbiamo andare poi, perché ci aspetta la zia con la viola. Uno amorina, uno solo. Mamma, dobbiamo andare. Ci aspetta la zia con la viola. Ho detto con la viola, con la degna. Sì. L'ultimo, prendi l'ultima cosa da attaccare se vuoi. Ah no, Niki, la stella devi darle, basta. La stella e basta, vedi, è l'ultimo dettaglio. No, amore, non ci sta, ti è troppo dell'albero. Grossa, Niki. Prendi un altro diamante se vuoi. Hai capito? Se vuoi un altro diamante, devi dare un po'. Perché quelle lì sono troppo grosse. Un albero di Natale. Prendi un brillantino o un bottone sul tavolo della Renata. Grazie. Sono sul tavolo di là. Grazie, bellissimo. Aspetta, faccio io con la colla a caldo, così. Così va bene? Qua? Poi. Altro giro, altro regalo qua, eh. Aspetta che vi do un po' di acqua qua, così sciacquate anche il cappone. Oh, ma quanti lavoretti oggi che fate, bimbe? La viola. Adesso siamo passati al pupazzo di neve. Guardate. Chi ha detto di no, amore? Sì, amore, sì. Bello. Devo farlo sciolto il cappello. Guarda, se tu vuoi fargli il nasino arancione come Olaf, basta che mischi un po' di rosso e un po' di giallo. Però prima devi pulire il pennello. Devi pulire il pennello. Se no, guarda che bello. Adesso sciacqui il pennello, lo pulisci, poi dopo mischi un po' di giallo e un po' di rosso, dopo diventa arancione e puoi fare il nasino a carota come Ola. Mm? Che dici? Rosso e arancione. Sì, rosso e giallo diventa arancione. Amore, ma l'acqua non va messa su lì, è per pulire il pennello quando devi cambiare colore. Hai annacquato il cotone. Hai visto che bello il Babbo Natale della Greta qua? Un sogno, non fa quello che gli ispira la fantasia. Ah, sai che bell'albero che viene dopo con tutti i vostri decori? Guarda come è
concentrata Sofia. Mamma, sì, e lì hanno già attaccato le palline, vedi? Dopo attaccano anche tutti i vostri decori fatti adesso. Io ne faccio un altro. Adesso tu dobbiamo attaccare il cappellino. Adesso lo porto là, porto là. È vero, non c'è la Greta. È là che dorme dentro me in quel coso arancione. Mi si è addormentata. Si è addormentata nella tua sedia, quella che provavi stamattina. Mi si è addormentata in macchina, arrivo dietro, apro il bagagliaio, non c'è il passeggino. L'hai messa nella conchiglia. Per forza li ho messo dentro i. Mettiamo il cappello. L'hai appeso all'altro. Ma che bello! Il tuo Babbo Natale! È bellissimo! Sì, l'abbiamo le mani. No, amore. Ti aiuto, Sofì. Ti aiuto? Vieni qua, guarda che lì ci sono davanti le cose. Vieni di qua. È Nino, A questa altezza fa un caldo. Sofì, Sofì, guarda che ti aiuta papino. Che se no tu non ci arrivi che fa tanto caldo là. Guarda che ti aiuta papi. Ad abbrustolirli. Non va fatto diventare nero, perché sennò non è più buono da mangiare. Capito, amico? Wow. Andiamo, no, voglio farlo da allora, solo. Tenilo così. Che profumino di zucchero filato che si sente, Sofì? Voglio la pistetta. Viola perché l'ha già fatto, quello l'ha già mangiato. Mangia papi. Buoni. Sono buoni? Vuoi avvocarsi, mamma? Sì, amore. È molto caldo, è pronto? Non lo so, è papi il cuoco del marshmallow. Sì, puoi mangiarlo. Buono, Nicky. Non muovere troppo. Fa vedere? Hai visto che è filante? Buonissimo.